o un lavastoviglie, basta. Fate un lavastoviglie, lui tiene, fa un po'. E questo va bene, senza esagerare con forza, solo normale. Adesso per fare la stessa cosa, provate a fare questo. Fa un po'. No? Solo allargo, chiudo. Allargo, chiudo, calcio. Si accorgerà chi tiene, e anche voi che lo fate, che va via molto più facilmente. Ecco, quello che arriva sulle mani è la stessa cosa di questo di prima, se vi ricordate, cioè dell'uso dello stretch riflesso usando le gambe invece di usare il gesto che è questo. Ok? Poi cosa si fa? Si mette insieme quello e questo e arrivano delle botte un po' più male. Certamente uno dice, ma noi controlliamo, allora non ti serve a niente, è per questo che questa roba è stata persa. Indietro, questi sono sbagliati. Poi in avanti, stando sulla gamba dietro, e vedrete che c'è forza, e indietro, stando sulla gamba avanti, e vedrete che c'è forza. Dai, pressione all'atterraggio di un calcio. Mentre mi arriva un calcio, il muscolo sale, se nel vero senso della parola. Le tecniche di calcio e di combattimento non è fondamentale, non è che si può fare qualsiasi cosa, dipende dallo scopo che è fondamentale, ma le tecniche di calcio e di combattimento devono andare e tornare. Quindi io faccio mai dire dove e tornarsene fuori. Che lui ci sia o meno, io sono qua. Deve andare. L'anca va dentro, spinge e se ne torna fuori. In modo che sia per lui difficile riuscire a coltivare la gamba. Allora, nel fondamentale, che ho un comitato, che faccio? Un po' indietro, un po' avanti, indietro, la radice, calcio che va dentro e torna fuori, non casca mai avanti. Ok? Vediamo. Allora, se per imparare bene questo, dovete cercare di sentire stacco del tallone prima, in modo che io possa usare proprio l'anca nella maniera giusta, recuperarla e via. Quindi io sollevo, vedete la posizione del corpo, sollevo, uso l'anca, la recupero e me ne torno via. Se invece lo fate qua, non tornate più via. Un po' diventa, lo fate corto, una ciabattata, una ciabattata. Da qua sollevo, entro, torno. Sollevo, entro, torno. Su, da, giù. Ok? Dovete farmi un paio a volte. Dai, se no che l'altro si torna. Vi devo dire al volgere, anche uscendo un po', questo movimento avvolgente, no? Non fate. Allora, pam. Avvolgete per rientrare. Ok? Forse finiamo questa parte. Non che io faccio 1, 2, 3, faccio mai ieri, lui si difende, fa mai ieri, se non fa. Io faccio 1, 2, questo corrisponde a difendersi e a rientrare. Lui mi dà un aiuto a rendere visibile il concetto della figura di dominazione. Poi non fate confusione. Ok? Dai, sì, prova. Adesso lui va a calcio basso, invece di prendere il calcio basso, mi sposto qua, e divento, pam, pam, assorbo e calcio. Difendo, pam, pam, assorbo e calcio. Difendo, torno, vado, sposto. Quindi ho una resistenza si rimbalza. Notate per favore che non muovo niente tramite tranne le estremità. Io non faccio niente, metto forza, tolgo, rimetto uguale. Non vado a parare, non dovete fare niente che coinvolga qualcosa. Solo metto, tolgo i piedi, tolgo un po', continuo. Non perdo l'equilibrio, non cambio posizione.
Questa è la base, lo stesso misterioso potere del chi o del chi. Quando del cosa, come riferite, del chi, quando, quindi metto, tolgo, rimetto. Chiaro? Stretch, riflesso, il primo principio che dobbiamo trovare all'interno dei katana, che prende sviluppo anche dal gesto io parata, non gesto e riflesso. Io ho parata, c'è stretch, riflesso, ma non si vede. No. No, due tensioni, ma una. Quando colpisco, non colpisco, cosa? Okay. Ma faccio questo, guardate il mio pugno. Quando pugno, non faccio così. Ma guardate il mio pugno, anche qua guardate. Sì. Spesso riflesso lo trovo bene dentro di me. Ah. Alternativa, posso usare le gambe per generare la stessa identica cosa. Capito? Primo principio, stress, perfetto. Buonzo, se volete, no? Appoggio, tolgo mezzo chilo, spingo. Con una mano uguale, appoggio, tolgo, spingo. In trazione, non riesco a tirare, scendo un attimo, tiro. L'opposto, cedo, tiro, voglio spingere, tolgo, spingo, voglio tirare, cedo, tiro, dimostrazione con spinte e contrazioni, con pugni non più male, meglio provare con spinte e contrazioni, tutto deve svilupparsi su una postura che è sta, vive, ok? Oppure dire radicata, ma poco, basta che sia radice, basta tagliare un po' di cordini che mi tengono su contro la forza di gravità e se sono fuori centro, non sono stabile, questa forza casca qua, questa casca qua, non so, devo essere stabile. Ok, premessa stabilità, stress. Provate, posso riuscire a trovare come ripassi la postura che reagisce nella direzione che vogliamo. Come la forma prima abbiamo fatto due ore sul principio di spostamento. Adesso stiamo applicando dinamicamente. Più vado sottile dentro a comprendere, più prendo come posso fare nella dinamica coppia ad anticipare un punto dell'altro. Questo è facile se però voi spostate il peso bene. Cosa vuol dire spostare bene? Vuol dire metterci proprio tutto l'asse sul punto, in modo che questo possa reagire. L'esempio è quello del truffatore, no? Sul trampolino cosa fa il truffatore? Applica l'asse esattamente per ottenere la massima spinta. Se andasse sul trampolino, no? L'impiego, quando il trampolino reagisce cosa accade? Sbatto la testa sul trampolino, questo ti fa capottare direttamente sul posto. Invece deve essere proprio quello che alza la gamba per applicare proprio una spinta perfetta per avere questa reazione. Uguale noi, se io vado indietro, la spinta dove andrà? Tutto meno due volte. Se io vado indietro, dove va? Qua, non vado. Perciò che vada là deve essere perfettamente centrato, dopo posso dare in direzione. Come faccio ad anticipare? Guardate, se la spinta è perfetta, questa spostamento, il secondo spostamento, anticipa. Non è il braccio, non ho accelerato, ma ho messo la spinta in collegamento con lo spostamento. Cioè ho fatto ciò che avete fatto prima. Il peso di qua produce una reazione di là, però l'ho anticipato. Allora, quando non voglio farlo, studio l'asse. Quando voglio farlo, mentre già è andato, e quindi ho anticipato, non è il braccio che accede, ma è lo spazio
governato questi campi. Interno, campo. Allora, faccio esterno, esterno, interno, interno. Campo. Mi fermo là. Questo è uguale così. Uguale, applico, spostato questa, ti sposto qui. Ma questo è più difficile da decifrare per la maggioranza delle persone, perché si, tutti quanti si confondono qua, no? Mi sembra che stiamo facendo il fagiolo e l'uccello. Stiamo mescolando questa cosa. Sì, stiamo mescolando con la polenta. Stiamo mescolando. Non è questo. La dinamica del cuscino non ha niente a che vedere con questa cosa. Allora, io faccio esterno, esterno, interno, interno, gomito. Quando lui spingerà l'ultima volta, invece di andare solo qua, mentre vado qua, vado da qua, che ho cambiato il tempo. Sì? No? Ma senza provare non si può. Poi vado avanti, poi vado esterno, poi vado avanti. Poi vado qua, ma ho già spostato il piede, guardate cosa ho fatto di piede. Invece di andare fino in fondo e di togliere il piede, invece di fare questo, ho fatto questo. Se ho cambiato tempo, me lo spostavo. Allora, tutto il piede. Se qui voi fate piccolo, si abbatte. Difficile. Fate più grande. No? Così poi, consumando più calorie, potete mangiare più. Domenica, allora, tutto indietro, tutto là, cambio, cambio, esterno, esterno, cambio, qua, invece di qua, mancherezza. Se, quando l'altro torna, non cedo, ma proseguo. Occhio a fare i tempi giusti, vado indietro, vado avanti, vado indietro. Vado avanti, arrivo alla fregatura, vado avanti, continuo. Quando l'altro inizia a spingere, così abbiamo un altro controfemme. Allora, indietro, avanti, indietro, avanti, vado di qua, vado di là, vado di lì, lo frego, va, e fa. Adesso posso fare un'altra cosa, vado avanti e mi sposto. Adesso ho cambiato il mio. Sono più da lato, quindi invece di andare a cambiare la mano, ho fatto un altro cambiamento. Mi sono spostato. Non ci sono più. Costringe l'altro a girare, a mettersi in dietro. No? E ricominciamo. Lui viene avanti, io vado avanti, cambio direzione, lui mi segue e torno avanti, avanti, cambio direzione, lui mi segue e io torno. Il cambio di direzione può essere fatto solo quando sono avanti e può andare di qua oppure di qua. Ed eseguo sempre un cambio che ha in sé ciò che avete fatto prima, ciò che avete fatto questa mattina. Quindi non cambia così, per caso, cambio di direzione,